Una tragedia familiare ha sconvolto il comune di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, dove sono stati trovati morti un padre, una madre e il loro figlio di 12 anni. Il drammatico evento è avvenuto nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. I corpi presentavano numerose ferite d'arma da taglio. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri sotto la direzione della procura. L'indagine si concentra sul figlio maggiore, un 17enne che è stato ascoltato dagli investigatori. Il giovane ha raccontato che il padre avrebbe ucciso la madre e il fratello e che lui, svegliato dalle urla nel cuore della notte, sarebbe intervenuto troppo tardi per salvarli. Tuttavia sarebbe riuscito a uccidere il padre. Il 17enne sostiene di aver trovato i corpi senza vita della madre e del fratello. La versione fornita dal ragazzo è ancora oggetto di verifica da parte degli inquirenti. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di colluttazione come ferite o lividi. Al momento gli investigatori ritengono che il fatto sia circoscritto all'ambito familiare, escludendo l'intervento di persone estranee o l'ipotesi di una rapina finita in tragedia.